Mese dedicato a San Michele Arcangelo, 27 settembre. Grandezza di San Michele verso i moribondi. Considera quanto sia grande la carità del Celeste Principe nell'aiutare i suoi devoti, specialmente in punto di morte. Dio gli ha dato potere su tutte le anime prossime a partire da questa vita. La Santa Chiesa due volte l'anno celebra la festività di San Michele, l'8 maggio e il 29 settembre, cioè in primavera ed in autunno, a significare quasi, come spiega San Bonaventura, che il Santo Arcangelo protegge i suoi devoti in vita ed in morte. San Pantaleone lo chiama visitatore degli infermi, quando i parenti non possono aiutarci, gli amici ci abbandonano. Le ricchezze a nulla valgono. Allora viene San Michele a visitare, confortare, consolare, aiutare i suoi servi. Considera quanto è terribile il punto della morte per la violenza con cui il demonio viene ad assediare l'anima, che è sul punto di partire da questa terra. Viene con le più gagliarde tentazioni, per dare l'ultimo colpo ai suoi spaventi, raddoppia gli assalti, chiama i suoi compagni in aiuto, si impegna in una guerra crudele per far eternamente perdere quell'anima. Viene tentato il moribondo, ora di diffidenza, ora di disperazione, ora di vanità, ora di superbia. Chi potrà capire che terribile momento sarà quello? Se anche i più grandi santi hanno tremato, tremò un santo Ilarione che aveva fatto 70 anni di rigorosissima penitenza. Che sarà di te, o cristiano? Sia lode al misericordioso Dio, che affidò a San Michele l'incarico di aiutare i fedeli a superare i pericoli di quel tremendo combattimento. A lui rivolgiti spesso e pregalo, che nel punto della morte venga in tua difesa. Considera che la carità del Principe degli Angeli verso i suoi fedeli è tanto grande che spesso per rendere la loro morte santa e buona li ha avvisati e preparati a ben morire. Stava gravemente infermo Sappilfrido. Gli apparve San Michele e dopo averlo miracolosamente guarito gli disse che sarebbe morto tra 4 anni. Si narra pure di San Cudualdo che fu avvisato da San Michele del punto della morte 10 anni prima. All'anacoreta a Frontosio promise San Michele di venire in sua difesa in punto di morte in compagnia di molti angeli. Chi non amerà il Santo Arcangelo che tanti benefici dà in vita ai suoi servi e tanti aiuti porge specialmente nel punto della morte? Procura di onorarlo con frequenti ossequi e con una vita intemerata affinché in punto di morte, quanto anche i più cari parenti non ti potranno aiutare, egli venga in tuo aiuto, ti difenda dai demoni e porti l'anima tua al cielo. Apparizione di San Michele in Francia. Ciò viene riportato dall'arcivescovo di Toledo Grazie de Loaysa nelle sue note ai Concili di Spagna, che vigilando un santo vescovo in una chiesa di San Michele in Francia, vide in spirito venire all'altare del Santo Arcangelo gli angeli custodi dei regni di Spagna, Francia, Inghilterra e Scozia e conferire con lui sul poco frutto che cavavano dalle loro cure nella custodia e tutela di quei regni, poiché né i benefici riformavano i loro cattivi costumi né le minacce li deviavano dai loro peccati. Domandarono perciò al Santo Arcangelo che domandasse a Dio quello che avevano da fare con tali province. Allora il sovrano Arcangelo rispose riferendo loro molte cose da parte di Dio,
annunziando quello che sarebbe stato di quei regni e dei loro re, e che Dio, per loro grandi peccati, li avrebbe castigati. E rispondendo agli angeli di Spagna, disse loro che per dissimularsi in quelle orribili impietà verso i Mori, che seco avevano per cagione degli interessi loro, avrebbero patiti molti disagi e travagli, e che col tempo avrebbero conosciuto i loro tradimenti e malvagità, e li avrebbero da tutti i loro regni distaccati. Tanto pronunciò San Michele e si verificò poi quando nel regno di Filippo III avvenne l'espulsione dei Mori nel 1611, cioè 299 anni dopo che San Michele l'aveva rivelato agli angeli tutelari di quel regno. Preghiera. O gloriosissimo Principe, San Michele Arcangelo, venite in mio soccorso nel punto tremendo della mia morte. Degnatevi assistermi nell'ultima agonia, difendendomi in quel combattimento, perché l'anima mia non perisca nel formidabile giudizio di Dio. Salutazione. Io vi saluto, San Michele, voi che siete stato costituito principe da Dio. Nel ricevere tutte le anime, accogliete anche la mia nell'ora della morte. Fioretto, bacerai le piaghe di Gesù Cristo dicendo, nelle tue mani, o Signore, raccomando il mio spirito. Preghiamo l'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Novena all'angelo custode, quinto giorno. Angelo mio custode, potente difensore, che facendomi assiduamente scorgere le insidie del demonio, negli inganni del mondo e nelle lusinghe della carne, me ne faciliti la vittoria ed il trionfo. Ti saluto e ti ringrazio, insieme a tutto il coro delle virtù, destinate da Dio ad operare miracoli e a spingere gli uomini sulla strada della santità. Ti prego di soccorrermi in tutti i pericoli e di difendermi in tutti gli assalti, affinché possa camminare sicuro nella pratica di tutte le virtù, specialmente dell'umiltà, della purezza, dell'obbedienza e della carità, le più care a te e le più indispensabili alla salvezza. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.